Ciao, oggi vi porto con me all'Oasi Saletti. Mi trovo a Nembro e proprio in mezzo al paese c'è quest'oasi naturale dove c'è un laghetto di fitodepurazione che attraverso dei canali prende l'acqua dal fiume Serio che scorre qui in parte e grazie agli organismi vegetali riesce a filtrarla e a pulirla per poi reimmetterla sempre nel fiume. Intorno all'oasi è stato creato un percorso ad anello dove si può fare una passeggiata tranquilla e ci sono anche delle postazioni dedicate a chi vuole osservare e fotografare gli animali. Come vedete ci sono numerosi parcheggi sia da questo lato che anche dall'altro e poi attraverso questo ponticello entreremo proprio nell'oasi. Questa è la struttura del gruppo Alpini di Nembro che organizza in estate alcune visite didattiche, mentre io proseguo sul sentiero che scorre proprio in parte all'oasi. Dopo pochi minuti si raggiunge questo capanno fotografico. Thank you.
Sono passate quasi 3 ore e sono riuscito a filmare tantissimi animali. Ho fatto alcune riprese col treppiede, ma la maggior parte erano tutte a mano libera, utilizzando il nuovo obiettivo che ho preso, che è il Canon RF 100-400. Adesso sistemo l'attrezzatura fotografica e poi riprendo a camminare sul sentiero che passa intorno all'oasi per poi tornare alla macchina. Un accessorio molto utile durante le sessioni di fotografia naturalistica è sicuramente il tappetino che vi permetterà di isolarvi dalla panchina che in queste mattinate con pochi gradi è davvero fredda. Questi sono alcuni degli uccelli che potrete vedere qui all'oasi. La gallinella e il germano stamattina li ho visti, mentre se siete più fortunati potrete vedere anche il cormorano, l'airone e persino il martin pescatore. Arrivati a questo bivio, se andate qui a sinistra, ci sarà un sottopassaggio che vi conduce dall'altra parte del fiume verso la zona del campo sportivo. Andando dritti invece si raggiunge un'altra zona di bosco e poi si esce dall'oasi arrivando al cimitero, mentre io continuo qui a destra facendo tutto l'anello che scorre intorno al laghetto. Questa zona dove ci sono le targhe e anche i cipressi è stata dedicata alle numerose vittime della pandemia che ha duramente colpito questo paese e tutta la valle. Adesso io proseguo qui a destra. Qui c'è questa staccionata dove si può vedere e anche fotografare questo scorcio del lago. Sono arrivato all'entrata, adesso proseguirò sul sentiero per tornare alla macchina. Sono tornato alla struttura del gruppo degli Appennini Nembro ed ora attraverso questo comodo ponte ritorno al parcheggio. Mentre tornavo alla macchina, quel giorno ho conosciuto uno di voi, ci siamo fermati a parlare e mi sono dimenticato di fare i saluti finali, quindi spero che anche questo video vi sia piaciuto e come sempre, se vi va, ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!